Allora, innanzitutto, ciao, come stai? Tutto bene, perfetto, siamo all'undicesimo, no? E quindi va benissimo. Te l'aspettavi prima di entrare, di arrivare fino a qui? Io mi aspettavo di... cioè, non è che mi aspettavo, speravo di rimanere almeno la prima. Si è aggiunto un zero la volta scorsa, che è diventato 10, e adesso siamo all'undicesimo, insomma. Poi, tra l'altro, c'è cioè, un cantante della Madonna tipo Marco, Paola, Giuliano, Elia, Vanna. Non capisco cosa posso accedere alla mia vocalità, probabilmente piacerà qualcos'altro. Comunque il mix di cose, perché non mi reputo a quell'altezza, insomma. Non ti senti... No, assolutamente, ma stai scherzando, no? E come, finora come hai vissuto questa avventura? Ma l'ho sempre pensato in questo modo. Siamo in 5 adesso, eravamo comunque prima in 12 quando siamo partiti, uh-huh. Là fuori eravamo in 43.000. Basta, mi basta pensare questo per non poter essere tristi. Sì, basta due numeri. Vado spesso a cercare anche la parte un po' più materiale del problema, no? Cioè, quando magari si vanno a pensare delle cose strane, comunque anche per quanto riguarda i testi, le uh-huh. canzoni stesse, parto da un elemento fisico materiale dal quale sviluppare poi una teoria un po' più teorica, ecco. Okay. Sono abbastanza materialista. A proposito di canzoni, qual è quella che ti è piaciuta più di tutte? Non ti so dire quella che mi è piaciuta di più. Non c'è una performance che ti sei visto e hai detto wow. Beh, Drive My Car è quello che faccio nei concerti di solito. Ah, ok. Cioè, nel senso, mi piace davvero andare in mezzo alla gente e fare queste cose, no? Come è stato Drive My Car, appunto. Perché poi, tra l'altro, Drive My Car dei Beatles, il mio gruppo preferito, quindi l'ho fatta veramente come mi sentivo proprio bene quando lo facevo. Sì. Per quanto riguarda i pezzi, ti devo dire che è stato un percorso. Mi serviva quella canzone nell'esatta settimana in cui mi è stata assegnata. Determinate cose, determinate atmosfere che la canzone portava, soprattutto le parole dei testi, la conoscenza appunto di Morgan piano piano, è stata tutto un mix, quindi ecco perché non posso dirti qual è la canzone che mi è piaciuta di più. L'atmosfera che mi è piaciuta di più era quella di Drive My Car, ma le canzoni sono servite tutte nella settimana esatta in cui mi sono state assegnate. A proposito di questo percorso, cosa pensi che ti manchi per poterlo completare? Ma stasera andiamo a fare una bella cosa, vedrete un Silver diverso, nel senso che andiamo a fare La Donna Cannone, sì, e Space Oddity molto struggente, uh-huh. Mai toccato questi temi, cioè dell'abbandono, della lontananza e dell'addio, mai toccato in una canzone, e La Donna Cannone attraversa un attimino tutte le emozioni possibili in una persona, cioè esatto. si arriva addirittura, cioè dalla nostalgia, alla malinconia, alla rabbia verso maligni e superbi, uh-huh. fino ad arrivare al momento in cui proprio c'è l'apertura, la leggerezza e il volare insieme, insomma. C'è un brano che ti piacerebbe cantare? No, davvero, non posso dirti dei brani, essendo uno che fa musica me ne piacciono talmente tanti. Ecco, ti dico che nelle liste che ho fatto c'era Wish You Were Here, che mi piace veramente uh-huh. molto. Wow. Purtroppo è già stata fatta l'anno esatto. scorso, motivo per il quale non me lo possono dare. È veramente molto bello Wish You Were Here, tutti i miei concerti non manca mai, insomma, perché si crea proprio un'atmosfera diversa, nonostante magari prima ci possa essere stata una canzone rock. Quelle belle potenti, quando arriva il Fiorier l'atmosfera nel pubblico diventa quella giusta sempre. Ok, e ti vediamo qui appunto con la chitarra, sì, senza scarpe, e come ti prepari alla diretta? Hai coltivato scaramantico? No, non ho ridi scaramantici, ma nella tasca sinistra c'è sempre una cosa, dal primo concerto che ho fatto nella mia vita nel 2005, uh-huh. agosto del 2005 avevo in tasca una cosa, e ho deciso che quella cosa sarebbe stata con me nella tasca sinistra in tutti i concerti della mia vita. E così da finora. E ovviamente non ci svegli così. Ma stanca, assolutamente esatto. No. Assolutamente non lo sa nessuno. Forse i miei soci, quelli più intimi, lo sanno, ma. Ok. Qual è il concorrente che ti è dispiaciuto più di tutti abbandonare? Ma ti dico che ne avevo legato molto, cioè nel senso che è una persona davvero vera uh-huh. e giusta, come piacciono a me, Damiano, questa è quella persona. E se la torna, tra l'altro. Sì, infatti ho già incontrato, okay. Non si dice. E poi invece mi è dispiaciuto il fatto che sia uscito troppo presto, secondo me, Mario. Perché stavo legando molto con Mario. Era una persona davvero che la pensava come me e che aveva un metodo di pensare alle persone e alle personalità degli altri come me, insomma. Ecco. Secondo me ci avevamo tanto da condividere, però ci abbiamo già il numero cellulare, appena usciamo vediamo se incontriamo.
l'altro mi ha lasciato il suo braccialetto, quindi sì? Sì, quando esco devo ridarglielo, dobbiamo vederci. Ah, non era un regalo? Sì, no, ah, sto cercando. E Silver, chi vince X Factor quest'anno? Chi vince? Vince Marco, chiaro. Marco più chiaro. Così sicuro? Sì, non dirlo così si incazza. Ah, ok. Di quella parte. No, però sì, cioè, è chiaro. No, veramente si incazza. No, giuro, cioè, okay. Lui vai. E niente, quindi secondo me assolutamente sì, cioè è la Madonna, è quello che si cerca adesso, secondo me. Uh-huh. È appena morto Michael Jackson, la gente adorava Michael Jackson e lui, quando ho visto Marco, ho sentito Marco, mi sono subito rapportato, ho subito rapportato lui a quel tipo di personaggio, di musica, ecco. Poi comunque c'entra la musica, c'entra la voce, c'entrano queste cose, quindi lui ha tutto in regola. È anche un buon ragazzo, quindi va bene. E quando uscirai da qui cosa fai? Non lo so. C'è una cosa che vorresti, non vedi l'ora di fare appena uscito? Ma non lo so, io prima di entrare qui avevo un lavoro, poi destino ha voluto che 2 giorni prima che fossi stato preso mi ero licenziato, giuro, ma non per questo, perché stavo iniziando una scuola sempre nell'ambito termotecnico in cui, uh-huh, cioè, diciamo che avevo preso la firma per poi riaprire con il mio capo in un futuro, un possibile ufficio. Al giorno d'oggi non lo so, mi piacerebbe veramente vivere di musica e di riuscire a dare determinati valori alle persone là fuori, no? Cioè lavorare appunto nell'ambito di questo, dello spettacolo, comunque della musica, del fatto di riuscire a dare un determinato messaggio, quello che ho io, del credere in determinati valori che possono essere la famiglia, l'amore verso tutti, be always joyful. Morgan cosa ti ha insegnato? Morgan mi ha insegnato che... il personaggio, ma... No, ho conosciuto prima Morgan come persona che come artista. Questa è una cosa, cioè, particolare come cosa, perché solitamente tu conosci prima un artista, poi vuoi conoscerlo di persona, come è successo con questo qua da parte che si chiama Francesco De Gregori, che mi ha fatto anche la firma al mio amico Silver. Con lui invece ho conosciuto prima la persona, che è una persona comunque che io reputo questa di Morgan, è una persona che sa ascoltarti quando sei tu e lui davanti agli occhi, come uh-huh, te adesso, a 4 occhi. Sa veramente ascoltarti, diventa il più grande ascoltatore del mondo e prende anche roba da te, okay, talvolta. Quando invece lui magari è in mezzo alla gente, circondato da persone, c'è il casino della Madonna, lui deve dare qualcosa a te, deve uh-huh, buttare fuori roba, è un terremoto, no? Okay. Quindi deve essere lì con la pinza a prendere quello che di buono c'è. Ma lui è veramente tanto di buono, è un'umanità incredibile, non sembrerebbe da fuori forse, uh-huh, ma conoscerlo vi sicuro così. Ok, ti ringrazio.